Cari amiche e cari amici, come sappiamo, tutta l'avventura terrena di Buddha partì dalle sue riflessioni sulla sofferenza. Buddha era un indiano, ricordiamo, figlio di un re, e non si può interpretare in modo esatto il significato della spiritualità indiana se non si tiene conto proprio di uno dei principi che la ispirano, ossia che la nostra vita terrena ha un carattere doloroso. E questo è affermato anche dal grande Patanjali, che scrive proprio che per il saggio tutto è dolore. Più chiaro di così. Buddha, dicevo, pose alle fondamenta del suo insegnamento proprio questo enunciato, che tutto è dolore. E perché tutto è dolore? Perché tutto è impermanente. Ecco il legame poi con il desiderio, no? Qualsiasi cosa si desidera e ci si aggrappa a quella cosa come se fosse permanente, porterà alla fine ulteriore dolore, proprio perché tutto è impermanente. E allora in questa prospettiva nessuna finalità mondana, nessuno dei nostri desideri che proviamo quotidianamente è in grado di porre termine a questo stato costante di profonda insoddisfazione che stimola l'uomo a cercare la felicità sempre proiettato all'esterno di se stesso, in molte direzioni, in molti oggetti, in molte persone, in molte situazioni, sempre però fuori di sé. E soprattutto noi che pratichiamo sappiamo perfettamente che la ricchezza, l'amore, il potere, il successo, la bellezza costituiscono tutti valori relativi, precari, che non consentono di appagare il bisogno di compiutezza esistenziale avvertito come un'aspirazione fondamentale della vita. C'è stato questo grande antropologo e studioso anche della cultura indiana, che era Mircea Eliade, no? Che ricondusse le fondamenta della spiritualità indiana a quattro idee portanti, perché queste quattro idee le ritroviamo nelle diverse scuole di yoga, nelle diverse correnti. Queste quattro idee sono il karma, Maya, il nirvana e lo yoga. Su queste quattro idee fondamentali, su queste quattro idee importanti, si elaborano anche enormi apparati concettuali filosofici. E in ogni caso, karma, Maya, nirvana e yoga si riscontrano in tutte le scuole orientali. A queste categorie è importante aggiungerne un'altra realtà, quella di samsara. Ho fatto un'intera playlist proprio su questo, sul samsara, il ciclo perpetuo di nascite e morti attraverso cui l'esistenza si rinnova. Samsara nella versione popolare è la reincarnazione, la morte e la rinascita nella versione popolare. Nella versione più raffinata, più filosofica, il samsara è il divenire, e il divenire in realtà è il continuo morire e rinascere delle cose. Maya. Cos'è Maya? È questa potentissima energia illusoria. Attenzione, perché per la spiritualità indiana in realtà tutto è Maya. Tutti i fenomeni empirici, tutto ciò che sperimentiamo
anche le nostre stesse aspettative, le nostre proiezioni di un orizzonte di felicità nel futuro, sono delle illusioni in realtà, come quelle a cui accennavo poco fa, la bellezza fisica, il potere, il successo, e l'intero universo fisico, anche tutto questo splendore che vediamo quando ad esempio camminiamo di notte, in una notte stellata, no? Ebbene, tutto questo in realtà rivela la sua inconsistenza e la sua vanità, perché adesso anche la scienza lo sa che tutto questo finirà, un giorno il sole si spegnerà. Così un atteggiamento che è accentrato sul senso dell'io e del mio porterà sempre alla sofferenza, perché alimenterà l'energia illusoria di Maya. E allora come andare verso la realtà? Come penetrare nel mistero dell'esistenza? Proprio distaccandosi dal senso dell'io e di mio e sostituendo queste che sono il senso di io e di mio, che sono alla base delle nostre illusioni, delle nostre sofferenze, sostituendo a questo una posizione di distacco. Distacco in quanto presa di coscienza del samsara, ossia presa di coscienza della transitorietà di ogni cosa, di ogni oggetto, di ogni evento. Tutto scorre, tutto passa. È un continuo apparire e scomparire delle forme. E allora la nostra realizzazione potrà attuarsi solo se seguiremo, va bene? Ci abbandoneremo anche al flusso samsarico, nella coscienza che tutto questo è una grande danza divina e dunque è una grande illusione. E questo atteggiamento è quella posizione di completo distacco che arriva anche alla indifferenza assunta da molti praticanti dello yoga, da molti sadaka, proprio nei confronti di quei valori che invece il mondo ritiene indispensabili, ritiene fondamentali. Accendete la televisione, guardate un qualsiasi talk dove ci sono delle attrici magari, no, che stanno lì a farsi complimenti tra loro, come sei bella, no, sei più bella tu, no, tu sei più bella, ma che bei capelli, ma sei dimagrita, ma sei, no, tutto il festival della vanità, no? Poi magari il retropensiero a questa che ho davanti la pugnalerei, no? E l'altra magari mentre dice ma no, sei bella tu, dice no, ma in realtà sono molto più bella io, no? Il retropensiero questo qui, no? Però quello di cui parlano, quello che il loro discorso manifesto rispecchia questa affermazione di valori legati al samsara, alla transitorietà delle cose, questi falsi valori dunque che sono diventati dei punti fondamentali della attuale cultura occidentale fondata sul denaro, no? E questi punti fondamentali, affermazione di se stesso, individualismo abbinati al denaro, danno il senso della vita di chi vive in Occidente adesso, che in realtà resta sempre in uno stato di insofferenza e inappagato, proprio perché non si può trovare la stabilità in qualcosa che è transitorio. E il grande aiuto che ci può venire dalla saggezza orientale è proprio questo, a questo dinamismo frenetico di questa società tecnologica e consumistica, l'Oriente contrappone la pace della mente, la quiete della mente,
la compassione rivolta verso ogni essere vivente. Compassione che si raggiunge attraverso una disciplina quotidiana che placherà la mente, aiuterà a superare le passioni e alimenterà l'unico desiderio che va alimentato, ossia l'aspirazione verso la realizzazione, l'aspirazione verso la realtà autentica. E tutto questo ovviamente comporta sangue, sudore e disciplina, perché tutto questo comporta un lungo tirocinio, un maestro che sia esperto e che dia delle indicazioni, la condivisione con degli amici e delle amiche che contribuiscano e partecipino a questa esperienza. E tutto questo contribuisce a una costante purificazione mentale. E tutto questo contribuisce dunque anche a una costante emancipazione da quelli che sono i legami mondani e dunque anche i valori effimeri dell'Occidente. Però per attuare una trasformazione della personalità di questo tipo bisogna innanzitutto comprendere una regola fondamentale, che il sapere razionale non è adatto alla comprensione della realtà metafisica, e questo già per un occidentale è qualcosa di clamoroso. Perché? Perché ormai la scienza, che è il dogma della modernità, è l'esaltazione della razionalità e ha scelto la razionalità come forma più alta di conoscenza. E invece per attuare una trasformazione interna e una comunione con il sé, quindi una realizzazione, bisogna abbandonare tutto questo, essere coscienti che il sapere empirico, il sapere razionale non è funzionale a questo, appare del tutto inadeguato. Il sapere razionale non è che va disprezzato, il sapere razionale deve restare nel suo ambito, ossia quello fenomenico e quello anche degli interessi mondani, degli aspetti pratici. E scienza e la tecnologia che deriva dalla scienza rappresentano un sapere antitetico oggi alla metafisica. Pensiamo a tutte le correnti filosofiche dopo Wittgenstein, ad esempio, no? C'erano perfino dei gruppi di filosofi e di scienziati che ogni volta che qualcuno accennava a un discorso metafisico veniva immediatamente stoppato dagli altri che urlavano metafisica, metafisica, intesa quasi come sinonimo di sciocchezza, no? Idiozia. E invece per attuare una reale trasformazione di noi stessi dobbiamo sapere che scienza e tecnologia vanno bene, ma nel loro ambito, e rappresentano forme di sapere che sono collegate saldamente all'esperienza profana, alla dimensione dunque del desiderio, di quel desiderio che arreca sofferenza. Per questo la scienza non porterà neanche mai alla felicità, non potrà portarla. La scienza alla felicità, perché si fonda su valori razionali, sulla oggettività di un mondo che in realtà è illusorio, e alimenta dunque la dimensione del desiderio, la volontà di affermazione anche individuali, ed è legata poi la scienza al divenire storico,
questo, ripeto, può essere una modalità di interpretativa della realtà che va benissimo. È anche affascinante la scienza, no? Così anche la tecnologia, a patto che non diventino il perno interpretativo dell'intera realtà. E allora si entra nello scientismo, che è ancora dominante, che è ancora dominante, nonostante tutte le scoperte della fisica di questi ultimi decenni, no? E ormai si è radicato da 200 anni a questa parte, questa, no? Visione dogmatica legata alla scienza. Invece quello che gli orientali chiamano vidya o anche jnana, la conoscenza, la vera conoscenza, deve essere una conoscenza che non ha nulla a che vedere con un'analisi oggettiva di frammenti esterni o con la scoperta di leggi fisiche, che è il campo della scienza. La vera conoscenza non può essere conseguita attraverso la scienza, non può essere conseguita attraverso la tecnologia. Può essere conseguita solo attraverso delle pratiche plurimillenarie che ci sono arrivate, un patrimonio che ci è stato tramandato, perché noi ricordiamoci di essere, come diceva Sant'Agostino, come San Tommaso, dei nani sulle spalle di giganti, no? Ecco la tradizione, il tradere. Tradizione non vuol dire avere il torcicollo e guardare al passato. Tradere significa passare, tramandare. E tramandare si tramanda al futuro, quindi la tradizione è il nostro futuro. E tradizione significa trascendere la visione illusoria dei fenomeni. E dunque significa in primo luogo liberarsi dall'attaccamento a tutto ciò che rappresenta causa di schiavitù, a partire dai nostri desideri incontrollati, a partire dalle nostre passioni, dalla compulsione mentale, da tutto questo mix che impedisce la vera conoscenza della realtà. E invece la compulsione, le passioni, l'aggrapparsi a desideri e cercare di renderli permanenti, aggrapparsi dunque all'effimero, non può portare che a una schiavitù, diventare schiavi di pulsioni incontrollate, pulsioni che generano sofferenza. Ecco la tradizione allora che ci viene in aiuto. Io parlerò prevalentemente in questi video di tradizione indiana, orientale, indiana in particolare, ma la tradizione, ricordiamoci, che è una sola e che ha l'essenza di tutte le tradizioni, compresa quella orientale. Karma. Che cos'è il karma? È una parola sanscrita che indica qualsiasi azione, anche di tipo mentale, verbale, fisico, che genera conseguenze tanto positive e tanto negative. Non è solo, attenzione, un'azione fisica, Anche perché molte azioni fisiche, anche terribili, partono dapprima dalla mente. Se qualcuno decide di uccidere qualcun altro e elabora un piano per un omicidio, quello è karma che parte dalla mente. Anche se poi non riuscisse ad attuare quell'omicidio, il fatto di pensare in maniera così negativa e devastante, no? Riguardo alla distruzione di un altro essere vivente, già questo crea karma negativo. Il karma negativo incatena al divenire, incatena al samsara. E la legge del karma è importante, perché è quella che Dante Alighieri chiama nella Divina Commedia la legge del contrappasso, no?
da altri è detta la legge del boomerang. Se la vita di una donna, di un uomo, è condizionata da predisposizioni psichiche ereditarie, quello che in sanscrito chiamano samskara e vasana, ecco, se la vita di un individuo è condizionata da queste predisposizioni psichiche ereditarie e anche dall'ambiente socioculturale dove l'individuo cresce e sviluppa la sua personalità, è altrettanto vero che le condizioni storiche di una specifica società poi rappresentano l'eredità karma di azioni collettive compiute dalle generazioni precedenti. Quindi, come c'è un dharma, il dharma non c'entra niente con il karma, come c'è un karma individuale, c'è anche un karma collettivo. Ad esempio, il pessimo karma dell'Occidente in questa parte terminale del Kali Yuga è quello che sta portando a devastare l'intero pianeta con scelte dissennate riguardo all'inquinamento, c'è tutto questo disastro che è il cambiamento di clima, no? E questo fa parte di un karma collettivo che si riflette poi macrocosmo, microcosmo, come in cielo così in terra, no? Inevitabilmente poi tutto quello che ci circonda, anche lo stesso pianeta, risente di questo. Quindi c'è un karma individuale, c'è un karma familiare, c'è un karma nazionale, potremmo dire, c'è un karma di popolo, di cultura, ci sono diversi tipi di karma, no? E la somma del karma delle singole culture che vivono in questo momento sul pianeta è il karma in questo momento del pianeta Terra, legato al pianeta Terra. E attenzione, perché questo comporta delle implicazioni incredibili. E in primo luogo bisogna sottolineare l'interdipendenza che collega tutti i destini individuali al processo storico di trasformazione sociale. Per questo ho detto anche in altri video che la vera rivoluzione è la rivoluzione interiore. Le rivoluzioni esteriori, quando si aspetta sempre una trasformazione dall'esterno, non cambierà mai niente. La vera rivoluzione è interna. Noi siamo mistici e ribelli. Noi non riconosciamo la norma sociale, la rispettiamo anche, ma anzitutto rispettiamo la nostra coscienza. Ed è per questo che siamo ribelli. I veri ribelli sono i mistici. Il mistico non è a favore, non è contro nulla, il mistico è fluido. A volte, quando faccio questo discorso, alcuni mi hanno detto, ma l'anarchico cosa? Gli anarchici sono contro. Il mistico non è contro nulla, il mistico fluisce, agisce a seconda delle situazioni. Non ha schemi prefissati. Il mistico sa che esiste una inevitabile interdipendenza che collega i destini individuali legati a un processo storico di trasformazione sociale precisa, perché il mistico vive in un periodo storico, parla una determinata lingua e modifica la realtà di quel determinato momento storico. E un'idea di karma individuale, come a volte si sente in tanti video, ad esempio, disgiunta da una prospettiva storico-culturale, è un'interpretazione ridicola perché è riduttiva, è un'interpretazione fasulla di questo principio che collega le azioni alle loro inevitabili conseguenze, il principio karmico. E tutti noi, attenzione, agiamo non soltanto motivato da predisposizioni karmiche ereditarie, perché il karma è qualcosa di molto complesso.
perché ci sono delle predisposizioni karmiche ereditarie. Ricordate Gesù al nato cieco, quando interroga i presenti e dice secondo voi questa persona è nata cieca per la sua per colpa sua o per le colpe dei suoi genitori? Ecco le predisposizioni karmiche ereditarie. Ma quello sono un aspetto del karma, un altro aspetto sono queste condizioni storico, sociali e culturali dove noi ci troviamo ad agire, dove dunque noi creiamo un influsso sulle scelte esistenziali, sul comportamento non solo nostro, ma anche di tante altre persone. Il karma individuale non può essere inteso come processo autonomo che unisce atti e conseguenze di una determinata condotta al di fuori di un contesto sociale. Questo è da tenere sempre ben presente, perché troppi libri ho letto e troppi video ho visto che parlano del karma in questo modo, come qualcosa. Il karma, se non è correlato al contesto socioculturale, è fuorviante qualsiasi riflessione sul karma. Dunque l'individuo è erede non solo di predisposizioni psichiche e somatiche derivanti da un passato che spesso resta misterioso, ma l'individuo stesso poi costruisce una specifica personalità che è determinata dal contesto culturale in cui vive, quindi dall'educazione che riceve e anche dalle sue scelte personali rispetto a questa educazione. Perché quando a un certo punto si comincia la disciplina e si diventa mistici e ribelli, tutti gli schemi saltano. E allora concepire il karma come se si trattasse di una specie di predestinazione individuale travisa il significato profondo del rapporto che sussiste tra la vicenda individuale e l'ordine cosmico in generale. Questo gli antichi greci lo sapevano perfettamente quando parlavano di arete in relazione al cosmos, quindi della virtù, del dharma, dell'agire dell'individuo in relazione all'armonia intera dell'universo. L'individuo è, potremmo dire, un momento importante ma non autosufficiente di questo processo di sviluppo che nella sua prospettiva globale implica la vita nella sua interezza. E allora idee come fortuna, sfortuna, il caso rivelano una totale incomprensione dell'ordine cosmico, dove tutto è collegato. Ecco perché ha senso la sincronicità junghiana. Tutto è collegato. E allora se si sanno mettere insieme questi tasselli attraverso una preparazione concettuale e una disciplina, tutto comincerà poi ad essere molto chiaro, perché si sviluppa la chiara visione. E quindi vedete quanti elementi concorrono alla complessità del karma. Elementi molto complessi che non posso sviluppare in questo video, perché queste riflessioni saranno riprese nel prossimo video. Per il momento è tutto. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.